Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti in questo nuovo video. Nuovo video in cui vi parlo di alcuni prodotti veramente carinissimi, sempre low cost, che ho trovato da Tigotà, prodotti per la cura del corpo, perché voi sapete che adoro tantissimo prendermi cura di me, soprattutto in alcune fasce della settimana, in alcuni momenti della giornata, ho proprio questa necessità di prendermi cura delle mie parti del corpo, in particolare della pelle, una cosa che ci tengo tantissimo. Vi faccio vedere quello che ho trovato a dei prezzi veramente vantaggiosi. Sono uscita ieri pomeriggio per degli impegni di famiglia, abbiamo fatto diverse cose in giro per Pescara e mi trovavo di passaggio, ho visto Tigotà, ho detto assolutamente devo andare perché di solito vado sempre da acqua e sapone, però questa volta ho voluto vedere da Tigotà se trovavo qualche offerta particolare da poter portare qui sul canale per tutte le mie amiche e tutti i miei amici che ci tengono particolarmente a vedere questi video tipo svuota la spesa, di prodotti beauty, eccetera. Ho detto devo vedere anche perché mi riservivano delle cose proprio che occorrevano a me e ho detto vediamo un po' quello che trovo. Ho trovato delle cose bellissime. Allora, in super offerta a chi piace fare questi capelli un pochino mossi, io sto riscoprendo un pochettino questa passione del capello mosso per non vedermi sempre con questo lisciume. Ho trovato in offerta a meno di 2 euro, quindi 1,70 euro all'incirca, questa spuma a base di semi di lino, è una mousse in realtà più che una spuma, quindi è molto leggera, con olio di argan all'interno. Il marchio è Parisienne. Mi è piaciuta molto, l'ho già utilizzata sui capelli, come vedete non dà quell'effetto di appiccicoso perché ci sono delle spume che quando le usi appiccicano troppo i capelli fra loro e non esce un effetto propriamente naturale. Io gradisco di più l'effetto onda naturale e questa qui, questa spuma, devo dire, mi ha riservato grandi sorprese, quindi se vi trovate di passaggio e vi occorre, sappiate che in questo periodo è in offerta e la trovate a meno di 2 euro, altrimenti costa sui 2,50 euro, comunque sempre un prezzo piuttosto accessibile. Vabbè, l'ho voluta prendere, la sto provando e mi sta piacendo. Per i miei bagni, quelli che mi piace tanto fare, anzi, se ti sei perso il video o ti sei perso il video che ho pubblicato ieri della mia bath routine, quindi quello che faccio quando faccio un bagno caldo e creo tutta un'atmosfera particolare nel bagno con delle candeline profumate, eccetera, magari te lo lascio sovraimpressione da cliccare da qualche parte. Comunque, per questi miei bagni così rilassanti, ho deciso di prendere un bagnoschiuma nuovo, cioè nuovo nel senso nuovo rispetto a quelli che acquisto abitualmente, e della Biolis Nature ho trovato questo bagno doccia. C'era anche la crema corpo in abbinamento, è ad ananas e cocco. Siccome si avvicina la bella stagione, ho voluto riprendere, ho voluto ritrovare un po', riscoprire questi profumi che ci riportano al mare, all'estate, a queste giornate di sole, e voglio assolutamente sentire il profumo insieme a voi perché non l'ho mai sentito, e vediamo un po' se può piacermi. Oddio, è buonissimo, sa proprio di estate, sa tipo di Macedonia estiva, non lo so, proprio questo cocco profumatissimo che si sente anche negli oli solari, nelle creme solari, nei latti solari, e anche l'ananas dà quel tocco di dolcezza in più che non dispiace. Non vedo l'ora assolutamente di provarlo all'interno della vasca e vedere come mi trovo. Comunque, il 98% di ingredienti sono naturali, io ho verificato anche tramite la piuca ed effettivamente esce fuori che è un prodotto molto molto buono, quindi assolutamente con il bollino verde, perciò mi raccomando provatelo anche voi se volete. Ci sono tantissime fragranze anche tipo con lo zenzero o altri gusti, cioè odori, profumi, e l'ho pagato soltanto 2,50 euro perché anche questo è un prodotto in offerta. Come sapete, una volta a settimana, ma anche due, cerco sempre di fare una maschera per il viso. Ne ho provate tante, in tessuto, diciamo anche queste qui in crema, pure quelle fatte in casa che mi piace tanto creare, però a volte effettivamente è più pratico acquistare una confezioncina e farla a casa. Ho trovato proprio vicino alle casse della Clinians questa maschera che è per più utilizzi, è a base di acido ialuronico, è una maschera rimpolpante.
idratante, super idratante, elasticizzante e per una pelle più compatta. Voglio assolutamente testarla, anzi fatemi sapere giù fra i commenti se voi l'avete mai provata e come vi siete trovate o trovati. Io questa qui l'ho pagata circa 1,70 euro, quindi non è venuto tantissimo. Dice che si possono fare fino praticamente a tre utilizzi, quindi va in posa per 10 minuti, la proviamo e vediamo un po' se ci piace, ma io penso proprio di sì, perché di solito Clinians comunque mi piace tantissimo come marchio. Ultimo prodottino, mi rioccorreva uno scrub per il corpo. Io di solito utilizzo il Talasso Scrub della Sien, però come si avvicina la bella stagione preferisco anche utilizzare degli scrub un po' più leggeri e meno terapeutici, diciamo, cioè proprio che diano proprio quel senso di relax, di benessere, vanno ad esfoliare ma che non hanno delle proprietà prettamente anticellulite o che contrastano chissà cosa. Quindi ho voluto provare della Greenique questo scrub per il corpo sempre al cocco, proprio per creare una combo perfetta. Andiamolo a provare insieme, vediamo un po' com'è, vediamo se si vede. Ok, allora la consistenza mi sembra giusta, cremosa, ma con queste pagliuzzette proprio del cocco, ragazze. Mi aspettavo ci fosse anche qualche pagliuzzetta un po' più grande, invece no, hanno tutte più o meno la stessa grana, ma ripeto, il profumo è molto delicato, ma credo che abbia comunque un buon potere scrubbante. Bastava assaggiarlo con delicatezza, secondo me, perché sento proprio la pelle già che si rigenera quando si passa la mano appunto per massaggiare. È buonissimo, cioè c'è un profumo spettacolare. Madonna quanto è buono, veramente buono. Vado un pochettino a pulirmi perché effettivamente ho fatto un po' un pasticcio come faccio di solito, ragazze e ragazzi, però vabbè. Allora, che dire, io mi sento abbastanza soddisfatta di questi acquisti. Devo dire che i prodotti mi sembrano validi, sicuramente nelle profumazioni mi ci ritrovo parecchio, cioè nel senso che ho scelto dei prodotti che incontrano i miei gusti dal punto di vista olfattivo. E che dire, insomma, io spero di esservi stata anche un pochettino da spunto, in modo che se vi trovate da Tigotà e volete acquistare qualcosa, sapete che potete puntare su dei prodotti che ci piacciono, ma sono anche soprattutto soddisfatta di questa mousse che ha una performance, cioè è molto performante sui capelli, mi piace proprio l'effetto che dà e non vedo l'ora assolutamente di testare questa mascherina per il viso. Bene amici e amiche, spero che questo video vi sia piaciuto, io vi mando un bacione grandissimo come sempre e vi aspetto sul mio canale ogni giorno alle 18 per un nuovo contenuto. Ciao ciao!